aspetti? Corri a scaricare la nostra app. È gratis. Ci sono news, contest, guide e molto altro. Cercala per iPhone e iPad. Ed il link lo trovi qui sotto in descrizione. Ed eccoci qua, ragazzi, ed eccoci qua. Ed eccoci qua in un nuovo video protesta, in un nuovo video sfogo, perché a parte che è tanto tempo che non ne faccio uno, ma poi c'è una motivazione molto valida. Allora, iniziamo con il dire che io sono possessore di un iPhone 6. Sì, lo so, è uscito iPhone 6S l'anno scorso, è uscito iPhone 7, ma io ho mantenuto questo iPhone e vi spiego perché intanto. Durante il day one di iPhone 6S, come ogni anno, organizziamo la fila dell'evento, appunto. E praticamente durante uno dei tanti appelli, appunto, per le persone in fila, mi hanno rubato la borsa. Non che me l'hanno scippata dalle mani, come si suol dire, ma praticamente tutte le borse di tutte le persone che erano lì erano messe di lato. Ovviamente ho fatto un video dedicato l'anno scorso, andatevelo a cercare. E erano messe tutte di lato e questo tizio passando ha rubato proprio la mia borsa. Perché ha rubato la mia borsa? Perché all'interno della mia borsa c'erano circa 2000 euro di strumentazione. Tra reflex, tra caricatori esterni, Beats, occhiali Ray-Ban. Diciamo, c'erano un po' di cosette molto belle. E qui io quel giorno ho deciso di non acquistare iPhone 6S, perché dopo che appunto mi avevano rubato 2000 euro di cose, andavo a spendere 1000 euro per un telefono. Ma cazzo! Cazzo, cazzate, cioè, ma non esiste. E niente, poi quest'anno ho organizzato l'evento, come ogni anno, anche per iPhone 7, e neanche iPhone 7 ho voluto acquistare. Sempre perché, grazie l'anno scorso a tutte le situazioni che si sono create, quindi il fatto che ho dovuto ricomprare tutta la strumentazione, eccetera, eccetera, diciamo che le liquidità non sono più quelle di una volta. Questo ha fatto sì che nel corso del tempo la mia opinione sul marchio Apple è cambiata. Attenzione, non sul fatto di essere amante di questo marchio, sul fatto che questo marchio mi ha dato un lavoro, sul fatto che appunto io tengo a quello che faccio, al mondo del blogging, al mondo di YouTube, eccetera, ma ho visto le cose un po' in maniera diversa. Questo grazie anche al fatto che il mio iPhone è qui e che ha ancora lo schermo rotto, perché praticamente, per chi non lo sapesse, mi si è anche rotto lo schermo dell'iPhone, mi si è chiuso nello sportello dell'auto mentre io stavo scendendo, ho chiuso la portiera, nello stesso istante mi è caduto dalla tasca l'iPhone e si è chiuso all'interno, ma va bene, lasciamo perdere, questi sono casualità, sono casualità della vita, ma diciamo che il susseguirsi di tutte queste cose ha fatto sì che io non acquistassi più un iPhone. Ebbene, ad oggi, che siamo il 12 ottobre, il giorno che registro questo video e anche il giorno in cui lo pubblicherò, io sono con questo iPhone e devo dire determinate cose. Allora, questo iPhone, io ho fatto un video sfogo ieri sera sul tardi e ho avuto molti apprezzamenti da tantissime persone, infatti vi ringrazio ragazzi per tutto ciò, questo video lo allegherò ovviamente a quell'articolo. Io, ragazzi, non so più come fare. Allora, Apple praticamente, come ben sappiamo, ha detto che il ciclo vitale di un iPhone è di 3 anni, proprio come ha confermato Apple stesso, Tim Cook, eccetera. Ma non per normale usura dei componenti, delle componenti, ma come la batteria, come la scocca, eccetera, ma perché proprio loro impongono all'utente medio che 3 anni è il limite massimo nel quale tu puoi tenere appunto un dispositivo smartphone Apple. Questo cosa vuol dire? Che Apple, a livello software, comincerà ad ammazzarti il dispositivo anno dopo anno, fino a quando non riceverà più aggiornamenti quel dispositivo e il tuo iPhone sarà morto. Vuoi il caso di iPhone 4S, iPhone 4, che con l'andare del tempo iOS 9 e iOS 10 non sono più stati fatti appunto per questo sistema operativo. E voi mi direte, vabbè Mirko, però andando avanti con la tecnologia, ovviamente dai, non ha senso mantenere dispositivi vecchi. Ok, bene. Prendete il caso mio, in esempio. Sono stato derubato, non ho più avuto liquidità per acquistare smartphone e prodotti Apple, continuo a lavorare, io pago regolarmente le tasse. Come faccio a mantenere il mio lavoro se ho bisogno di un iPhone appunto per sfruttare tutte le potenzialità del mio lavoro, del blogging, eccetera, eccetera, del mondo Apple, appunto recensioni e quant'altro, se il mio iPhone si autobutta la zappa nei piedi? E vi spiego come. Praticamente, dopo l'ultimo aggiornamento iOS 10, anzi io attualmente ho la iOS 10.1, anche la versione beta,
provata appunto per voi, testata, eccetera, eccetera. E come ovviamente voi saprete, dobbiamo per forza aggiornare i nostri dispositivi per darvi tutte le novità del caso. Quindi ho letto dei commenti stanotte davvero assurdi della serie: chi ti ha detto di aggiornare? Te l'ha detto il dottore? E beh, cavolo, se devo lavorare, se devo darvi un... non so, un input giornaliero su tutte le novità, e beh, mi sa che devo aggiornare, no? Che fa? Mi tengo un iPhone non solo vecchio di 2 anni, ma anche non aggiornato, cioè proprio deficiente. Sono. Comunque, niente, il fatto che Apple abbia aggiornato ad iOS 10 ha fatto sì che il mio caro iPhone 6, come tantissimi iPhone 6, tantissime altre persone... Io ieri ho visto tantissimi commenti, io questo video e quell'articolo li sto creando appunto perché moltissime sono state le segnalazioni, e quindi non è un caso isolato il mio iPhone. E ieri ne ho avuto la conferma perché tantissime persone, sia maschi che femmine, uomini e donne, mi hanno confermato questa versione. Praticamente l'iPhone è rallentato, e fino a qua dai, ci può stare. Vabbè, tu sai che comunque lo fanno a scopo di marketing, eccetera, e quindi tu un minimo di lag te lo accetti. Beh, io lo vedo soprattutto quando apro e chiudo il multitasking. Nelle operazioni giornaliere non si nota praticamente un Kaiser. Però ragazzi, c'è una cosa che mi preme moltissimo, ovvero la batteria. Praticamente Apple cosa fa? Ogni anno il software è ottimizzato appieno solo per l'ultimo dispositivo acquistato e uscito. Quindi in questo caso iPhone 7 ed iPhone 7 Plus. Il mio iPhone, come iPhone 6S, ne hanno risentito. iPhone 6S praticamente non ne ha risentito come iPhone 6, ma iPhone 6 è lo smartphone quest'anno che ne ha risentito maggiormente, a detta degli utenti, a detta anche di me, ma anche degli utenti che ovviamente ci seguono tutti i giorni. Anche voi potreste ovviamente commentare scrivendo la vostra opinione, come al solito. Allora ragazzi, e quindi praticamente cosa è successo? La batteria di questo mio carissimo iPhone è il punto fondamentale per il quale sto facendo questo video. Perché? Una batteria media dura all'incirca dalle 6 alle 9 ore, dipende ovviamente dall'utilizzo che ne facciamo. Io ne faccio un utilizzo davvero intensissimo perché lo sfrutto tramite mail, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat e quant'altro. In media io con iOS 9 fino all'ultima versione facevo circa 7 ore, bene o male, 7 ore e mezza, ok. Bene. Da quando io ho aggiornato ad iOS 10, fin dalla prima versione beta, ragazzi, a giugno, quando è uscita appunto la prima versione beta dopo il WWDC, io ho riscontrato un calo incredibile delle prestazioni della batteria. Questo ha fatto sì che io non abbia potuto lavorare in maniera ottimale. Perché? Oltre ad avere una versione beta, che quindi, non lo so, mi dava problemi, perché ovviamente noi le testiamo per conto vostro, anche per darvi tutte le novità, eccetera, c'era anche questa cosa della batteria, che oltre ad avere problemi, appunto durava poco. E immaginate quanto dura la mia batteria. Guardate, ieri ho fatto l'ultimo ciclo di ricarica completo, con giuste cariche periodiche, eccetera. E praticamente è durata in utilizzo 4 ore e 20 minuti. 4 ore e 20 minuti vuol dire che io accendo il telefono, mando un paio di messaggi, mi collego su Facebook, mando 2 tweet, leggo le vostre richieste, leggo 4 email, scatto 2 foto, apro WhatsApp e il mio iPhone è morto. Bene ragazzi, allora qui ormai non si parla più di essere attaccati a un marchio, non si parla più dell'essere fanboy. Non ho più 16 anni, mi spiace Apple, io devo lavorare, quindi faccio questo video sfogo perché mi interessa dire ciò che realmente è successo. L'imposizione per me non esiste più da tempo, ragazzi. Io essere un fan di una cosa o essere amante di un marchio non vuol dire essere schiavi di qualcosa. Io non devo per forza essere obbligato a comprare l'ultimo modello per avere delle prestazioni ottimali del mio iPhone. Bene, ci sta il rallentamento, ci sta la strategia di marketing che mi impone appunto il fatto che comunque le ultime versioni sono più potenti ed Apple te lo fa vedere, ti ammazza il dispositivo, ok, ma la batteria ragazzi, la batteria è uno dei punti fondamentali di uno smartphone. iPhone è lo smartphone che ha sempre sofferto di questa problematica della batteria, già non dura abbastanza e tu me lo ammazzi? E che cazzo? Cioè, poi mi devo seccare ragazzi, poi mi devo seccare. Cioè, questo sfogo ragazzi, non è che... vuole intendere che i prodotti Apple non sono comunque i migliori. Cioè questo, toglietelo dalla testa. Io lavoro per questo marchio appunto perché penso che i prodotti Apple, Mac, iPhone, iPad siano i prodotti migliori al mondo. Ma che devi aggiornare sempre per essere al passo con le prestazioni è una cazzata. Una cazzata. Vi faccio un esempio. Facciamo un esempio, iPhone 2G, mettiamo caso,
all'epoca ci avesse messo 20 secondi per eseguire un'operazione. L'iPhone dell'anno successivo, quindi iPhone 3G, ci metteva la metà del tempo, quindi 10 secondi. L'iPhone successivo era il 3GS, che invece di 10 secondi ce ne metteva 5. L'iPhone successivo era il 4, che invece di 5 secondi ce ne metteva 2,5. L'iPhone successivo dimezzava sempre di più e così via. Praticamente quell'operazione ogni anno, a detta di Apple, è stata sempre dimezzata. Quindi negli ultimi modelli, dal 5 credo fino al 7, le operazioni, la differenza tra le operazioni non si vede, perché è questione di millesimi di secondi, un secondo, due secondi, sono cose che non si vedono. E va bene, questo ci può stare, ma la batteria, ragazzi, no! La batteria è un punto fondamentale di questo smartphone e, cioè, non si può, non si può. Cioè, ragazzi, non potete crederci, mi ha anche crashato il programma per registrare su Mac. Cioè, Apple oggi contro di me, cazzo, mi vuole far incazzare. Allora, ragazzi, la soluzione a questo sarebbe esattamente questa. Noi praticamente dovremmo avere un software ottimizzato per ogni singolo dispositivo, mentre Apple, invece, grazie alla sua strategia di marketing, uccide i dispositivi dando solo all'ultimo dispositivo disponibile e dal penultimo, ma neanche tantissimo, diciamo al 90%, un'ottimizzazione compatibile del prodotto. iPhone 7 e iPhone 7 Plus hanno il 100% della compatibilità con iOS 10, iPhone 6S avrà il 90-80%, l'iPhone 6 quest'anno, ragazzi, ha il 30% di compatibilità. Non mi venite a dire che Apple non ammazza dopo 3 anni dispositivi perché state per dire una cazzata. Perché, ragazzi, non è tollerabile che ogni anno, ok, scompare un iPhone. Io posso capire l'iPhone 4, iPhone 4S con iPhone 10, con iOS 10, pardon, ok, ma già iPhone 5, iPhone 5S, ma iPhone 6, vi giuro, è quello che ha ricevuto la mazzata più grossa. È assurdo che un dispositivo uscito 2 anni fa debba essere ammazzato da una società che lucra su questa cosa, non ottimizzando il software in maniera lecita, corretta, autentica. Non so come dirlo, ragazzi, più di incazzarmi non so che fare. Cioè, ragazzi, ascoltatemi, bisognerebbe creare un software, ad esempio iOS 11, ottimizzato appieno per iPhone 7S, il futuro iPhone 7S, iPhone 8, quello che cazzo sarà. Perfetto. Ottimizzarlo alla stessa maniera per le prestazioni e per l'hardware che ha iPhone 7, successivamente per iPhone 6S stessa cosa e per iPhone 6 stessa cosa. Non creare un software, ottimizzarlo su iPhone 7S, in questo caso l'anno prossimo, come quest'anno iOS 10 per iPhone 7, e buttarlo su tutti gli altri dispositivi usciti gli anni prima e vedere come funziona. Cioè, che cazzo di senso ha così? Cioè, io, ragazzi, io vi prometto che qui sotto in descrizione vi lascio le prestazioni a confronto su iPhone 6. Su iPhone 6, io non parlo ovviamente di prestazioni in generale, perché vi ripeto, è bene o male lo stesso, tranne qualche lag, qualcosa, ma due cose fondamentali sono state uccise: la batteria e l'avvio. Cioè, io accendo il mio iPhone, accendo un iPhone 5 e si accende prima. Cioè, non ha senso questa cosa, ragazzi, non ha senso. Io vi lascio qui sotto in descrizione i link di un famoso sito americano che fa ogni settimana che esce un nuovo aggiornamento dei confronti con tutti i dispositivi iPhone 5, 5S, 6, 6S, eccetera, eccetera, con l'ultima versione uscita, la precedente, versioni beta e non, e anche con iOS 9. Io, ragazzi, vi faccio vedere che solamente l'avvio è devastante. Ovviamente non ci sono prove sulla batteria perché non fanno test del genere, ma ve lo dico io, cazzo, che lo uso ogni singolo giorno. Da giugno a questa parte il mio iPhone si è trasformato in una lavatrice Samsung, oserei dire. Una lavatrice che ci sta 2 ore per eseguire un lavaggio, un'operazione semplice. È una lavatrice che però è a batteria e si scarica molto facilmente, fa 2 lavaggi e via. Io, ragazzi, non so più che fare, ve lo giuro. Io non devo sentirmi obbligato ad acquistare un nuovo iPhone solamente perché il mio iPhone viene ucciso e la batteria se ne va a sfanculo. Io sono stato all'Apple Store, ho fatto fare un controllo, la batteria ha un'integrità dell'89-90%. Cioè, non può essere che mi vengano tolte con un 10% 3 ore di utilizzo. Ma che non ha senso. Eh sì, il mio sfogo è proprio questo, perché le persone
impossibilitate ad acquistare un nuovo iPhone, devono per forza essere obbligate tramite stratagemmi derivati dal marketing e minchiate varie, come la minor durata della batteria, le prestazioni minori del dispositivo, ad acquistare sempre, ogni cazzo di anno, l'ultimo modello di smartphone Apple? Perché dobbiamo essere schiavi di un mercato che ci succhia sempre più soldi? Perché dobbiamo aiutare sempre le grandi aziende, ma nessuno più aiuta noi consumatori? E ragazzi, come ho scritto nell'articolo, non so dare risposta a queste domande. Ma di sicuro una cosa la so, e attenzione bene a quello che sto per dire, non spenderò più soldi per Apple solo perché qualcuno qualcosa mi impone di farlo, ma solo per piacere personale. Forse un giorno. Io come al solito, ragazzi, vi saluto. Spero che condividiate questo mio articolo, questo mio video, perché voglio che questa notizia faccia il giro d'Italia, come ogni notizia che pubblichiamo. Io spero che qui sotto nei commenti lasciate il vostro pensiero. Arriviamo a 100 mi piace per il prossimo episodio. Iscrivetevi e commentateci. Nella prossima puntata sempre qui con Mirko per Apple Zain. Ciao! Torniamo già a parlare di Good Barber, ovvero la piattaforma che permette anche ai non sviluppatori di creare delle applicazioni davvero di alto livello. Abbiamo già fatto circa un anno fa una recensione davvero dettagliata del sito di Good Barber con tutte le sue funzionalità, ma quest'anno volevamo darvi qualcosa in più.